Bella raga e benvenuti di nuovo a pranzo da me, in questo format qui in pratica parliamo un po' assieme di un paio di temi, come se fossimo a pranzo assieme, quindi vabbè, intanto bella raga, buon appetito, ho famissima, buon appetito e anzi buona domenica e parto subito con un attimo una rassegna di quello che è successo nelle ultime settimane, o più che quello che è successo, visto che l'ultima volta abbiamo parlato dei concerti eccetera eccetera e queste settimane non che io abbia assistito a qualcosa in particolare, visto che appunto questa settimana non ci sono stati particolari eventi a cui ho assistito che mi hanno interessato particolarmente, vi suggerisco inizialmente di andare a vedere il video che abbiamo fatto su Tyler the Creator, che è andato fra l'altro benissimo e ho visto che l'avete apprezzato veramente tanto, quindi bomba, grazie raga, ci abbiamo messo un bel po', però è molto interessante, secondo me ve lo suggerisco, vado molto fiero di quel video, ma si è concluso tutto il caso Young Thug, quindi anche questa grossa roba, in caso vi siate persi gli ultimi momenti e come abbiano concluso effettivamente tutto, trovate tutto sul mio canale, effettivamente è uscito il video, buon appetito nel frattempo, e oltre ai video che sono usciti, vabbè, abbiamo fatto anche una collaborazione con Sade, proprio sempre a tema Young Thug su Instagram, in caso non mi seguiate, seguitemi per rimanere sempre aggiornati, tra l'altro abbiamo anche fatto una bella live su Twitch e tra l'altro rifaremo questo martedì, quindi martedì appuntamento con tutti per appunto altra live, e niente, però ci tenevo anche a suggerirvi qualche canzone perché questa settimana ho ascoltato un po' di roba, tra cui vabbè Rakagane Air, Ragret 1900 Ragret, mettiamola così, 1900 Ragret, che ha fatto questa canzone all'On The Radar, quindi vabbè questo format in cui vanno un sacco di artisti emergenti, e raga ha spaccato, il tipo è veramente fortissimo, quindi vi suggerisco la sua canzone, ma vi suggerisco anche canzone di El Snappo ad esempio, che ho ascoltato tantissimo questa settimana, lui Flori, vabbè in particolare Chicken oppure 335 335, molto belle, molto belle, e anche molto forte Georgiana, che è appunto una ragazza sempre linkata a 1900 Ragret, ormai ho deciso che lo chiamo così, sono praticamente della stessa compagnia, la tipa fortissima, super interessante, quindi anche Georgiana assolutamente suggerito in caso vogliate aggiornare le playlist, ma sicuramente se volete aggiornare le playlist raga, una delle cose più grandi è uscito l'album di Kendrick Lamar, crazy, wild, pazzesco, ma ne parliamo verso la fine di questo video perché prima voglio introdurvi a un tema, perché la cosa che penso sia stata più discussa all'interno del rap italiano in queste settimane è stata una in particolare. Cazzo, l'ho fatta buonissima sta pasta, raga. Ossia, è stato discussissimo il concetto di industry plant. Sappiamo tutti cosa vuol dire, sappiamo tutti di chi sto parlando. Ovviamente la rapper è Lorenza, presa in considerazione, che ha fatto parlare tantissimo. E ovviamente questo mi ha dato da pensare a me personalmente, soprattutto in tema più ampio, no? In tema worldwide. Quindi non solo rimanendo qua in Italia, in cui spesso capita che gli artisti vengano definiti come industry plant, quindi praticamente piani dell'industria, dei progetti fatti sostanzialmente a tavolino con delle grosse major che ci mettono degli investimenti, sì, ok, capita spesso, anche con Anna veniva detto, ora non starò qua ad approfondire proprio questo, però in particolare mi è venuto da collegarlo all'America, perché il discorso è molto interessante, in pratica la questione è corretto sfruttare delle iniziative solitamente professionali per cercare di promuovere la propria musica, la propria arte? Questa diciamo che è un po' la prima domanda, no? Poi ora sviluppo tutto il discorso, perché forse per Lorenza il caso è un po' un pochino diverso, però in generale, guardate ad esempio Billie Eilish, che per inciso è il primo risultato che trovate su internet se cercate industry plant, per farvi capire, non mi sembra che qualcuno non ascolti la sua musica o dica che ha una brutta voce solo perché è stato fatto tutto a tavolino quando è partita. Quindi il discorso è ovviamente molto ampio, diciamo che è sempre rimasto su questo livello, ma il livello su cui vorrei portarlo io è, vi prendo un esempio, Carrabù. A parte che trovo particolarmente interessante come tutta questa questione dell'industry plant venga fuori soprattutto con degli artisti donna, eppure prendendo proprio il caso di Carrabù, quindi questa rapper firmata con Liliari, che in realtà era la segretaria di Liliari, che un giorno Liliari ha detto facciamola diventare famosa, l'ha presa, le ha detto tu spacchi, sei swag, le ha scritto dei testi, glieli ha fatti rappare, le ha dato un po' d'immagine, le ha fornito appunto soldi per vestiti, la vestita eccetera eccetera eccetera, l'ha fatta crescere sostanzialmente, per poi ora che hanno litigato ritrovarsi con Liliari che praticamente dice la verità su tutto quello che aveva tenuto nascosto fino a quel momento, ossia il fatto che tutti i testi appunto fossero stati scritti da lui, tutta la musica anche fosse stata grossomodo scelta da lui, lo stile fosse scelto da lui eccetera eccetera eccetera, e questo in un attimo ha fatto calare a picco, non dico tutti gli ascolti, ma sicuramente tutto l'hype che c'era attorno a Carrabù. E questa forse è un po' la domanda da farsi, no? Quanto c'è di reale, quanto c'è di realmente artistico, di veramente suo all'interno di questo progetto di Lorenza? Perché poi anche lì ho visto che ora hanno fatto le magliette col suo faccione, un po' la Bibitrix, e quindi più che altro io sarei curioso di sapere come se la sta vivendo lei, come avrà intenzione di rispondere lei e il suo team probabilmente. Quindi riusciranno nell'impresa di riuscire a rendere questa ragazza veramente un qualcuno? Possibile che, come è andato per molte altre volte, passerà qualche anno e tutti si dimenticheranno del fatto che lei sia un industry plant e inizieranno a dire ama la sua musica è fortissima eccetera eccetera, quante delle persone che ora non la vogliono ascoltare perché è un industry plant, che fra l'altro per inciso per me è una scelta assolutamente idiota, comunque quanti di questi che decidono ora non l'ascolto o perlomeno ora non mi piace perché è un industry plant, quanti poi cambieranno idea una volta ascoltata la musica? Quanto valore si dà alla musica? Anche questa è una bella domanda. Quindi secondo me tutto questo discorso degli industry plant è bello, sì, c'entra per Lorenza, sì sicuramente è super interessante, ma soprattutto è da affrontare per capire secondo me come stiamo vivendo la musica al giorno d'oggi, quanto
quanta plastica ci sia realmente all'interno della musica, quanto odio ci sia all'interno, quanta invidia ci sia all'interno di questo mondo. E quindi boh, lancio un po' a voi la palla nei commenti. Direi fare un brindisi per Lorenza. Salute, le auguro il meglio. E ovviamente spero che riesca a diventare il più originale e riesca ad essere il più se stessa possibile. Però al di là di questo, ha droppato papà. Finalmente. O meglio, più che finalmente, non se lo aspettava veramente nessuno. A caso, completamente a caso, ha rilasciato uno snippet per poi droppare effettivamente l'album. A chi mi sto riferendo, perché non l'avesse ancora capito, Kendrick. E raga, l'album è veramente interessante. Allora, vabbè, intanto si chiama GNX, ossia appunto un tipo di macchina che sta per Grand National Experiment. Tutta questa roba la sono andata a cercare perché, ovviamente, come al solito, Kendrick è uno di quegli artisti che fa quei tipi di album che sono difficilmente digeribili. E in particolare un Kendrick che droppa così a caso, sapendo che a febbraio, se non sbaglio, dovrà fare il Super Bowl. E anche questa è una roba grossa, ora la facciamo, la trattiamo. Non lo so, mi dà da pensare, anzi, se volete la mia, secondo me non è l'unico progetto di Kendrick che uscirà. Sta per uscire qualcos'altro, però questo non lo so, sono speculazioni mie. Cosa sappiamo su quest'album? Beh, intanto il titolo, appunto, quindi il riferimento a questa automobile, fra l'altro, nata nell'87, proprio come Kendrick, è super famosa a Los Angeles. Quindi sapete quanto Kendrick tenga a tutta questa questione della West Coast. Tanto è vero che, anche dal punto di vista sound, le influenze, appunto, di G-Funk e tutta la roba, appunto, della West sono super presenti, oltre, vabbè, a un solito R&B, che però questo giro è un pelino diverso, forse come influenza, ispirazione, non lo so, dovrei approfondire. Però ecco, sì, assolutamente un botto di sound della West, tutti i featuring sono della West, fra l'altro shout out a SZA, la canzone con SZA, bellissima, Luther o Luther, bellissima canzone, e un sacco di riferimenti a Tupac, quindi anche lato sound, anche lato flow. Quindi no, assolutamente un album super 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 interessante, ve lo suggerisco, e anzi, ho un paio di canzoni da suggerirvi. In particolare, vabbè, appunto, Luther, Hey Now, bellissima, tra l'altro una delle canzoni preferite di Felicia The Goat, come si chiama, Tyler The Creator. Lo so perché ha messo una storia su Instagram, forse ha messo anche dei tweet e ha cambiato la bio della sua pagina Twitter proprio in tipo TV off o qualcosa del genere, che è la seconda canzone preferita di Tyler, probabilmente dell'album di Kendrick, ossia TV off, anche questa bellissima, secondo me una delle più belle, raga, sincera, è artissima. E poi crazy che siamo arrivati a Hard Part 6, veramente pazzesco da ascoltare, devo ancora interiorizzarla bene questa traccia al momento della registrazione di sto video. Vabbè, lo sapete, esce domenica, quindi lo sto registrando sabato, quindi figuratevi, è uscito da un giorno l'album, non ci ho ancora capito niente, ma non avrei detto sarebbe uscito, visto appunto che Drake aveva riutilizzato il titolo di questa traccia proprio durante il dissing, non lo so. Invece effettivamente ce l'abbiamo, molto swag. E raga, una roba che devo ancora capire, devo ancora un attimo interiorizzare, è come ci siano un sacco di riferimenti al fatto della reincarnazione, reincarnated, quindi non lo so, anche questo ci sarà un attimo da capire un attimo. Non sono ancora neanche riuscito a trovare online niente. Anzi, se sapete qualcosa fatemelo sapere qua sotto. Nella canzone Squabble Up, appunto, che era diventata famosa, I Am Reincarnated è praticamente il pezzo con cui parte, quello che era diventato virale già un po' di tempo fa, appunto durante tutto il periodo di beef, eccetera eccetera, ma appunto in diverse altre canzoni nomina questa cosa della reincarnazione. Quindi boh, chissà. Sono molto curioso, molto curioso, anche perché usciamo da un periodo di Kendrick molto deep, che io ho apprezzato moltissimo. Mr. Morale and the Big Steppers, appunto uscito nel 2022, raga, è stato veramente crazy dal punto, a parte che era un album da un'ora e passa, mentre quest'ultimo è tipo una cinquantina di minuti, ora sto andando a memoria, però comunque Mr. Morale era molto più grosso e con temi molto pesanti, ma davvero tanto. Ne avevamo anche parlato in un video, abbiamo fatto un video in realtà dedicato a tutta l'influenza jazz di Kendrick Lamar, che vi suggerisco, in caso appunto vi lascio il link qua sotto. Però anche lì, per esempio, il riferimento nella copertina, no, oltre al fatto che la macchina è la stessa di quella del titolo, quindi una macchina super lei, stesso anno di nascita eccetera eccetera, ma sembra che appunto la copertina sia un riferimento a The Carter, mi sembra, numero 3, quindi album di Lil Wayne. E raga, anche tutta questa situazione Super Bowl è super tesa, per chi non lo sapesse il Super Bowl è questo evento appunto che fanno della NFL, e in particolare è famoso dal punto di vista entertainment appunto l'halftime show, quindi questo spettacolo che viene fatto appunto, se non sbaglio, proprio halftime, a metà, e che appunto abbiamo già visto più volte con artisti rap, ma anche no, ad esempio abbiamo visto Snoop Dogg, ma anche Rihanna, Kendrick anche c'è già stato quando hanno fatto tutta quella dedicata a Compton con Ice Cube eccetera eccetera eccetera. Quindi no, molto molto interessante il fatto che appunto sia stato scelto Kendrick, anche perché Kendrick è stato scelto da Jay-Z, quindi abbastanza assurdo. E Lil Wayne ovviamente già non l'ha prese bene, quindi anche qua ci sono anche dei riferimenti a Lil Wayne all'interno dell'album, c'è un po' di dissing. Lil Wayne ha anche fatto un tweet in cui dice: bro, perché parli di me, cosa t'ho fatto, vedi di rispettarmi, una roba simile. Quindi sicuramente ci sono già delle dietrologie molto 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 interessanti, però ecco, non una roba così deep e che ha toccato, mi ha toccato le corde tanto quanto mi ha toccato Mr. Morale per adesso, quantomeno. Ci
risentiremo fra una settimanina su Instagram per capire veramente come l'ho presa. E quindi niente, anche qua fatemi sapere voi come avete preso quest'album. Siete già riusciti a interiorizzarlo così tanto? Perché ecco, beh, diciamo, io personalmente no, non ancora, quantomeno. Però direi che per questa pranzo da Roddy io concludo qua, vado a finirmi la mia pasta prima che diventi eccessivamente fredda, già lo è. Questa è un po' una pecca degli a pranzo da Rod. Quindi niente, raga, grazie dell'attenzione. Come al solito spero che questo format molto leggero, molto easy, vi stia piacendo. E soprattutto mi raccomando, perché tra una settimana, al massimo due, ma secondo me neanche due, tra una settimanina dovrebbe uscire un video molto interessante sulla baile, quindi un po' fuori dal rap. Quindi mi raccomando, anche lì, sempre attivi. Quindi raga, io vi ringrazio, come al solito ci vediamo prossima volta con il video sulla baile, ma ci vediamo anche martedì in live per discutere un paio di cose. Con noi anche dovrebbe esserci un ospite, ora stiamo lavorando a tutto, pian piano torniamo anche con tutta questa situazione live che trovo particolarmente interessante. Ci sono anche un po' di persone che vorrei portare a far parlare. Andatevi ad ascoltare l'album di Kendrick, andatevi ad ascoltare 1900 Rugrat, che ho deciso che si chiamerà così, andatevi ad ascoltare Giorgiana, andatevi ad ascoltare Snappo, cercate di capire se veramente Lorenza, Kerrabu, eccetera eccetera eccetera, siano degli industry plant, e qual è il limite tra la loro scelta artistica e l'industry plant, quindi le persone professioniste che si sono messe al tavolino per capire come spingere al meglio questo progetto. E niente raga, io spero che il video vi sia piaciuto, come al solito molto easy, molto blando, vi ringrazio per l'attenzione e buon appetito sicuramente, buona domenica, buon pomeriggio, fate i bravi e noi ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi.